Uno dei ritornelli più celebri recitava così: Tacconi, Favero, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea. Era il reparto difensivo della Juventus che salì sul tetto del mondo e oggi, a distanza di 33 anni, ci troviamo a Caltagirone in compagnia di Sergio Brio, invitato dal locale Juventus Club. Brio è in tour in Sicilia a presentare la propria autobiografia, L'ultimo stopper, scritto in collaborazione con Luigia Casertano, un libro che racconta tutto il suo percorso calcistico, da Lecce a Pistoia fino ai 16 anni da protagonista assoluto della plurivittoriosa Juventus di Giovanni Trapattoni. Il libro parla di un ragazzo del sud che cresce con pane e Juventus e riesce ad approdare a Torino in una grande squadra dove ovviamente gioca con i suoi idoli da piccolo, che sognava da piccolo. Quindi, e poi ovviamente ci sono anche un percorso di crescita con il prestito della Pistoiese, poi il ritorno alla Juventus, giocando per 12 anni in Serie A, e con tanti aneddoti ovviamente che hanno solcato la mia vita da calciatore e che non dimenticherò mai perché sono stati 16 anni bellissimi, trascorrere in una società grandissima come la Juve, con grandi trionfi, grandi delusioni, con grandi critiche, grandi consensi. Quindi il giocatore della Juve deve avere una particolarità, essere forte mentalmente, oltre alle doti tecniche, perché le pressioni sono tantissime. E devi superare queste pressioni, perché se non superi queste pressioni non puoi essere giocatore della Juventus. Saluto i lettori di mondosportivo.it con grande affetto. A presto, buona serata.